Vi parlo brevemente di due casi, anche se in questi 2 anni e mezzo di trattamenti ho avuto tantissimi successi e non credevo di poter riuscire a tanto. Vi porto soltanto 2 esempi perché appunto altrimenti sarebbe troppo lungo da spiegare. Uno riguarda me personalmente. Ho risolto il mio problema di alluce valgo, che doveva essere operato e ero stata dall'ortopedico, il quale mi aveva dato un anno di tempo per decidere di fare questo intervento molto doloroso e non del tutto risolutivo. Per cui sono stata da lui, mi ha visitato e mi ha detto: "Guarda, tu sei proprio da operare". Allora io mi sono confrontata con lui perché l'idea di andare sotto i ferri, anche perché l'intervento è molto doloroso, ma poi la garanzia di una guarigione sicura non me la dava neanche lui. Mi sono consultata con Tri e lui mi ha detto: "Guarda, visto che ti ha dato un anno di tempo", in effetti lo sono preso io un anno di tempo perché dovevo arrivare a maturare questa cosa, "perché non provi a trattarti e poi vedi cosa succede". Allora io mi sono consultata anche con dei colleghi riflessologi, i quali mi hanno detto: "Fai la foto, cioè fotografi il piede e poi comincia questo trattamento". Ho iniziato a trattarmi 3 volte al giorno per 6 mesi, con una costanza veramente unica. Il problema soprattutto non era il fatto estetico, e il fatto estetico era abbinato al dolore, perché c'erano dei giorni in cui io non potevo neanche poggiare la pianta del piede. Quindi mi sono trattata, i punti erano dolorosissimi, vi assicuro che piangevo davanti allo specchio. Ma l'idea di una sala operatoria dove mi dovevano tagliare, segare, poi ingessare era sicuramente più forte. E quindi mi sono trattata dei punti 97, 51 e 365. Dopo 5 mesi ho rifatto le foto, che comunque sono visibili se voi le volete perché le abbiamo in accademia, e l'osso si era ridotto, credo, 70%. Più della metà. 70%. Ovviamente il dolore è sparito subito già dai primi trattamenti e adesso non c'è proprio una guarigione totale perché ovviamente ho allentato i trattamenti, cioè magari ne faccio una settimana, però io mi accorgo che l'osso sta tornando dritto e se il Vientiane è capace di ridimensionare un osso, io credo che possa fare tutto. Bene, grazie. Allora, ogni volta che tu ti trattavi, facevi prima dominamento nervoso, linfodrenaggio oppure no? Perché Allora, andavi in effetti. all'inizio ovviamente avevo imparato bene dal mio maestro e quindi come una brava allieva facevo il linfodrenaggio, facevo l'ordinamento nervoso, ma diciamo che il trattamento completo lo facevo una volta al giorno. Poi però magari la sera, prima di andare a letto, mi torturavo davanti allo specchio perché il mio scopo era che l'alluce cicatrizzasse. Per cui una volta al giorno facevo tutto e poi gli altri 2 trattamenti li facevo mirati all'alluce valgo. E che tecnica facevi sul punto? Quella dei 30 secondi. 30 secondi Doloroso, sensati sì. di continuo, Piacevo, ok, forte, perché mi facevano male, sì. ok. Va bene, grazie. Volevi dire Questo qualcos'altro? magari è Ok, spiegativo. spieghiamo questo ai vietnamiti, perché i vietnamiti devono anche loro. Io dico sempre, oggi i mondiali di karate non vincono sempre, mica sempre i giapponesi.